Ciao amici e Revotech a tutti. Finalmente, grazie a Marco, che ringraziamo di cuore, siamo riusciti a provare Oppo Find X3 Pro, uno dei flagship più interessanti del 2021, prodotto da uno dei brand più interessanti di questo 2021. Vi ricordiamo di visitare ceotech.it, il blog di tecnologia più figo che ci sia. Sarà lui il miglior device Android del 2021? Lo scopriamo dopo la sigla. In confezione troviamo un alimentatore da 65 W, un cavo USB-USB-C, una cover in silicone dello stesso colore dello smartphone, non è vero perché è nera e lo smartphone è a specchio, e anche un paio di cuffie stereo di buona qualità in formato USB-C. Brava Oppo! Finalmente su un top di gamma una confezione completa. Il device ha un design che a noi è piaciuto tantissimo, assenza totale di spigoli, di scalini ed un'attenzione ai dettagli maniacale. Il modulo fotocamera viene inglobato dentro al vetro, creando forme sinuose che sembrano quasi sex. In mano trasmette una sensazione di grande qualità. In questa variante il vetro è lucido, ma c'è anche la variante con il vetro opaco, che non trattiene le impronte, questa invece è una calamita. A proposito di impronte, il lettore è sul fronte, in posizione un po' bassa, ma la velocità e la precisione sono le stesse di OnePlus 9 Pro. Se vorrete potrete anche sbloccarlo con il volto grazie alla fotocamera posta all'interno del buco mentolato, ma solo con un sistema 2D. Le dimensioni sono 163x74x8,26 mm di spessore per un peso di 193 grammi. È compatto ed elegante, anche se vi consigliamo di utilizzarlo con la cover in dotazione. Davanti a noi si apre un bellissimo display da 6,7 pollici QHD+, 1440x3216 pixel. In automatico il refresh rate si può adattare fra i 5 e i 120 Hz, garantendo la massima fluidità in ogni occasione. Supporta il formato HDR10+, e ha una luminosità di picco di 1300 nits. In sostanza uno dei più bei display del 2021, dai colori un po' carichi, ma ci sono molte impostazioni per migliorarne la resa a proprio piacimento, come il test Mooncell 100 per una personalizzazione automatica. Gorilla Glass Victus sia sul fronte che sul retro e una leggera stondatura ai lati completano un bellissimo display. Lo smartphone ha la ricarica wireless anche inversa ed è impermeabile secondo lo standard IP68. Sotto al cofano troviamo il top della tecnologia in circolazione, il Qualcomm Snapdragon 888, octa-core da 2,84 GHz con GPU Adreno 660, ben 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 non espandibile, connettività 5G, dual SIM, supporto eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e ovviamente chip NFC. Come detto anche per Oppo X3 Neo, inviato direttamente da Oppo, il brand è migliorato tantissimo con il suo software. La ColorOS 11.2 ora è un sistema maturo, fluido e molto completo, con un gran numero di funzioni, tantissime personalizzazioni, always on display personalizzabile, illuminazione dei bordi all'arrivo delle notifiche. Insomma, la vera diretta concorrente della Oxygen di OnePlus. Le app si aprono a scheggia, la RAM può essere riempita senza lag o caricamenti ed inoltre troviamo Oppo Relax, che serve per usare meno il vostro smartphone, o la possibilità di modificare il suono all'arrivo di ogni notifica. Manca la funzionalità desktop. L'audio è ottimo in formato stereo grazie a speaker e capsula. Non è il più potente in assoluto, ma è ben definito. Che ci sia. E subito dopo la sigla vi raccontiamo come si è comportato in questi primi giorni. In chiamata non abbiamo avuto problemi di sorta, l'audio è cristallino e non è metallico e la ricezione l'ho trovata di livello, 4 tacche nel bagno bunker del mio ufficio.
Oppo, nonostante non abbia fatto accordi con Leica o Hasselblad, ha delle fotocamere ed un software di alto livello. Troviamo due sensori da 50 megapixel. Il primo stabilizzato otticamente con apertura f1.8 e capacità di messa a fuoco Omni PDAF. L'altro ha apertura f2.2 ed è grandangolare a 110 gradi di ampiezza di campo con lenti freeform per diminuire la distorsione. Poi troviamo una fotocamera da 13 megapixel con f2.4, zoom 2x ottico e 5x ibrido. L'ultima lente è da 3 megapixel con apertura f3.0 ed è una lente microscopica. Gli scatti macro classici fino a 4 cm vengono invece gestiti dalla messa a fuoco automatica della fotocamera grandangolare. Questo Oppo Find X3 Pro ci ha stupiti. Le foto sono ricche di dettagli, nitide e con un ottimo bilanciamento dei colori. Anche la modalità notturna funziona alla grande, dettaglio e colori reali. La modalità intelligenza artificiale funziona bene, meno invasiva dei competitors e può essere disabilitata. Lo zoom ottico è solo 2x, 5x ibrido e questa forse è l'unica pecca di questo Oppo. Abbiamo però la funzione microscopica che è molto divertente. Molto molto bene anche nei video. Abbiamo la possibilità di registrare video in 4K fino a 60 fps, registrazione in log, in manuale, in HDR. La stabilizzazione è buona e i video sono ricchi di dettagli e anche qui il bilanciamento dei colori è ottimale. Secondo noi uno dei migliori camera phone del 2021. Anche qui vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per OnePlus 9 Pro. 4500 mAh di batteria che garantiscono allo smartphone di arrivare a fine giornata, diciamo a 6 ore 30 di display con un utilizzo intenso, utilizzando la risoluzione Full HD Plus e i 120 Hz. Passando ai 60 Hz sicuramente si arriva più in là. Ricordiamo però che ha la ricarica rapida a 65 W, il 40% in 10 minuti e da 0 a 100 in 40 minuti ed anche la nuova ricarica wireless a 30 W. In più viene introdotta anche la ricarica wireless inversa a 10 W. Amici, concludendo, Oppo ha bruciato le tappe e ci ha presentato un Find X3 Pro notevole. Secondo noi uno dei migliori device del 2021. Compatto ma con un gran bel display, ottime foto in linea con gli altri top di gamma, autonomia ok, ricarica super fast e finalmente un'interfaccia all'altezza dei competitor. E ci tengo a sottolinearlo, una confezione che dovrebbe essere presa da esempio per tutti. Vero Apple? Ci sono quindi cose che non ci sono piaciute? Il prezzo, così come per altri top, 1200 euro sono troppi, soprattutto per un brand poco conosciuto dalla massa come Oppo. E qua siamo molto chiari nel dire queste cose, come sempre. E infatti, come abbiamo detto più volte, a quei prezzi il pubblico cosa andrà a scegliere? Apple o Samsung? Nonostante i difetti del Find X2 Pro siano stati risolti. Parlando del nuovo modello, questo X3 Pro ora è dual SIM, fa ottimi video e in più supporta la ricarica wireless rapida. Pasqui, aggiungo che avrei preferito uno zoom più performante a discapito di un microscopio che sì, è divertente, ma in sostanza serve a poco. Insomma, amici, appena scenderà di prezzo, tenetelo d'occhio perché, come diceva mia nonna, la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting